La cucina vegana sta facendo passi da gigante perché deve andare incontro a un mercato che è sempre più largo, vero Claudio? Certo, il 3% degli italiani in base agli ultimi aggiornamenti è vegano. Noi siamo sempre stati sul pezzo, 2 anni fa mi avevi mandato al Vegan Fest, lì avevo conosciuto il più grande pasticcere italiano e forse d'Europa vegano, Emanuele Di Biase. Col tempo si è ulteriormente evoluto, ha fatto una grande ricerca anche perché ha cercato di portare il gusto e l'aspetto dei piatti onnivori, però interamente vegani. Io sono andato a casa sua, nella sua home restaurant, a vedere che cosa fa in una cena di 12 persone. Vediamo il menù che ha preparato per Forum. Esempio banale, l'aragosta nell'acqua. L'aragosta si mette viva nell'acqua calda, quella era una cosa che non riuscivo a farla, mi dava fastidio. Prima ero un onnivoro come tanti e poi la scelta di diventare vegan per amore degli animali, per grande amore degli animali. Tuoro sul Trasimeno, nel cuore dell'Umbria, casa e bottega di Emanuele Di Biase, chef vegano, nella terra dei salumi. Nella terra dei salumi mi è arrivato un vegano, sicché mette guerra, perché mette della guerra, ma bella. Ma se vuoi ti elenco 5 ingredienti che io mangiavo per 30 giorni il mese: tonno in scatola, petto di pollo, mozzarella, l'insalata perché non ho sempre mangiata tanta, e la bistecca. Sono diventato vegan, la mente mi si è completamente aperta e sono andato alla ricerca di cose che io non mangiavo mai. È rinato in me una ricerca continua. Questo è formaggio? È formaggio, assolutamente sì. Vabbè, qui c'è il latte, dai. Ovviamente no. A me mancava tanto quello che era il formaggio. Non è perché sono vegano, non ho amato la mozzarella, non ho amato il parmigiano. Queste si chiamano fuscelle, no? Sono le classiche fuscelle che fanno la ricotta. L'occhio è la cosa più importante. Prima compriamo con l'occhio, poi compriamo con il gusto. Io ti ho reso immediatamente quello che è l'idea, vedi, di quello che è la forma di un formaggio. L'ingrediente importante, quello principale, farina di ceci, mescolando insieme vari tipi di cose. In questo caso è l'aglio, che insieme esplode in bocca e ti sembra di mangiare formaggio, ma di formaggio non c'è. Com'è questo formaggio? Pazzesco. Ma nella dieta mediterranea che errore c'è, detto da uno chef vegano? Errori non ce ne sono. Per quanto mi riguarda, la dieta mediterranea è una dieta molto equilibrata e molto bilanciata, fatta però a suo tempo. Mangiavano tantissime verdure, mangiavano tantissimi legumi, pane fatto in casa. La carne la mangiavano Natale e Pasqua. La carne per loro era la festa. Ora stiamo facendo i pici al ragù. Come ragù? Un ragù è ovviamente totalmente vegetale. In questo caso è fatto con ragù di soia, con ovviamente il pomodoro classico, le spezie classiche di un ragù, ma è totalmente vegetale. Formaggi, ragù, uno stufato di seitan e un dolce totalmente vegan. 12 persone intorno a un tavolo per un matrimonio di etica e sapore. Dici un motivo per diventare vegani da domani? E il male che facciamo agli animali involontariamente, perché non lo sappiamo spesso e volentieri, solo quel motivo basta e avanza.